Buongiorno, bentrovati a questa prima edizione del TG6 che apriamo parlando di economia. Caro gasolio e siccità persistente stanno mettendo in ginocchio i settori di pesca e agricoltura anche nella nostra regione. E ai nostri microfoni parla l'assessore regionale proprio alle politiche agricole e alla pesca Emanuele Imprudente delle misure che la regione vuole mettere in campo per far fronte a due vere e proprie emergenze. Vediamo. Assessore, un'estate calda, come si suol dire, sotto tutti i punti di vista, non solo da quello climatico, tante le problematiche che riguardano proprio il suo assessorato, due in particolare, il caro gasolio da una parte e questa siccità che incombe dall'altra. Partiamo dal caro gasolio, qual è la situazione e quali sono le prospettive per le marinerie abruzzesi? Beh, oggettivamente un'estate complessa, complicata, difficile, definita calda, ma soprattutto critica per gli operatori, per tutto il settore sia agricolo che della pesca. Soprattutto ecco, il caro gasolio per il settore della pesca sta generando problemi in tutta Italia, problemi della nostra marineria, di difficoltà enormi per uscire, per andare a mare. Noi stiamo spingendo insieme a tutte le altre regioni italiane proprio per far pressing sul governo. Una delle azioni che è stato prorogato il credito d'imposta è stata una delle azioni che siamo riusciti a mettere in campo a breve. Faremo anche un intervento un po' complessivo come Regione Abruzzo, che abbiamo a disposizione poche risorse che sono 300.000 euro che sono stati stanziati nello scorso Consiglio regionale, che cercheremo di mettere a terra, ma è un elemento veramente, un momento veramente complesso, complicato e difficile. Noi stiamo chiedendo al governo in tutte le salse, in tutte le forme di sostenere le nostre marinerie. È chiaro che deve esserci un intervento importante da parte dello Stato, perché è oggettivamente impossibile con questi prezzi andare a mare, soprattutto per, con alcuno tipo di imbarcazioni, perché hanno un consumo che è oggettivamente quasi impossibile sostenere in termini finanziari rispetto poi a quello che è il pescato e il costo del pesce. Tutti aspettano la pioggia non arriva, ci sono problemi per gli agricoltori con i prezzi di frutta e verdura che salgono. Questo è un altro problema strutturale. Ecco, noi tra virgolette siamo una regione in questo momento rispetto ad altre che non siamo messi malissimo, ecco, utilizzo questo termine improprio, ma la nostra situazione in generale sull'acqua non è una situazione grave come altre regioni. Basta vedere tutta la parte del nord Italia, nelle condizioni in cui sta, basta vedere il Po e ci rendiamo conto. Quindi in questo momento abbiamo le altissime temperature che stanno rendendo complicatissimo poter irrigare i nostri campi e soprattutto ecco, raccogliere, perché ovviamente questa temperatura alta crea delle difficoltà enormi e anticipa e brucia anche i prodotti. Siamo a Pescara, i vigili del fuoco del comando provinciale di Viale Pindaro sono intervenuti questa mattina nella centrale Via Chieti a Pescara. State vedendo dalle immagini dove è crollato il solaio all'interno di un fabbricato abbandonato, spesso utilizzato come ricovero da persone senza fissa dimora. Fortunatamente all'interno questa mattina non c'era nessuno a dare l'allarme, una persona che abita nel fabbricato adiacente. Sul posto anche gli agenti della Polizia Municipale per deviare il traffico automobilistico e dei mezzi pubblici. Via Chieti è stata chiusa al traffico per permettere il lavoro dei soccorritori. Noi andiamo avanti con il nostro telegiornale, siamo alla cronaca con l'operazione Stop Fake. La Guardia di Finanza di Pescara ha messo fine alla vendita di materiale di bigiotteria all'interno di un emporio nei pressi della stazione centrale di Pescara. Vediamo il servizio di Stefano Recanati. Oltre 93.000 articoli di bigiotteria non conformi tra anelli, piercing, orecchini, collane, bracciali e ciondoli, gioielli con topazi, diamanti e pietre preziose simulate, oltre ad argento al posto di oro, finti preziosi dal valore di circa 80.000 euro. Questo il bilancio del sequestro eseguito oggi dalle Fiamme Gialle di Pescara nell'ambito del piano d'azione Stop Fake in materia di sicurezza su prodotti e anticontraffazione. La merce è requisita, venduta
venduta all'interno di un emporio gestito da commercianti di origine etnica nei pressi della stazione centrale del capoluogo adriatico, risulta potenzialmente tossica perché contenente nickel, metallo molto spesso responsabile di reazioni allergiche da contatto. A cadere nella rete dei controlli è stato stavolta un cittadino bangladese a cui è stata applicata la sanzione amministrativa. Ancora una volta, commenta il colonnello Antonio Caputo, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Pescara, il controllo economico del territorio è stato puntuale e orientato alle esigenze di tutela dei nostri cittadini, soprattutto i più giovani. Naturalmente, conclude Caputo, l'attività investigativa non si ferma qui, ma prosegue per risalire la filiera del traffico illecito, allo scopo di disvelare canali di approvvigionamento e centri di smistamento sul territorio pescarese nazionale della merce di derivazione extracomunitaria insicura. E ora siamo alla pagina della sanità. La cronica carenza di personale, i turni di ferie stanno portando all'accorpamento di reparti ospedalieri. Questo è l'allarme lanciato dalla CGIL Abruzzo, che chiede risposte alla Regione. La stessa CGIL ha inviato una diffida proprio all'assessorato regionale alla sanità per quanto concerne le condizioni dei pronto soccorso degli ospedali abruzzesi. Vediamo. La CGIL Abruzzo ha inviato questa mattina una diffida all'assessorato regionale alla sanità per denunciare la difficile situazione dei pronto soccorso degli ospedali abruzzesi, intimando alla Regione di attuare tutte le azioni necessarie a ripristinare le migliori condizioni per i degenti che restano anche per più ore nella zona di emergenza urgenza. Sono mesi che nelle prime pagine di tutti i giornali locali vengono fuori i problemi della sanità e oramai del diniego del diritto alle cure dei cittadini, dalla questione dei pronto soccorso per i quali abbiamo fatto formale denuncia, alla questione delle liste di attesa che spesso sono chiuse e bloccate per prenotare una visita che addirittura ci si prenota al 2024, è messo in discussione il diritto alla sanità dei cittadini abruzzesi. Questa dovrebbe essere una priorità della Regione Abruzzo, della Giunta regionale. Ad oggi non sta accadendo niente, non c'è un atto di programmazione dal punto di vista del personale, che è una priorità perché la sanità la fanno soprattutto gli operatori sanitari, medici e infermieri. In 2 anni e mezzo non abbiamo un atto complessivo di programmazione seria che riesca a mettere personale dentro la sanità e quindi oggi una denuncia formale, perché non possiamo, la nostra regione, i cittadini abruzzesi non meritano di vivere in questa situazione di disagio e messa in discussione il diritto alla cura. La CGIL ha poi puntato l'indice anche sulla cronica mancanza e carenza di personale medico e paramedico nei reparti e anche nei presidi di pronto soccorso. Sono anni che chiediamo di conoscere la consistenza delle dotazioni organiche, sapere, a fronte degli annunci dell'assessore alla salute che rivendica centinaia, migliaia di assunzioni, quanti dipendenti sono andati in pensione, perché dovremmo partire da questi. Per ultimo, il tavolo di 10 giorni fa, noi non abbiamo sottoscritto un accordo, in quanto non solo si rifiuta e si rimanda ad ottobre, ad autunno, la stipula di un accordo per la stabilizzazione, tenuto conto delle previsioni del comma 268 della legge di bilancio, che permette addirittura la reinternalizzazione di servizi, ma si peggiora la norma nazionale per la stabilizzazione dei tempi determinati, rischiando di inficiare l'intera procedura, perché insomma, noi pensiamo che una norma nazionale non possa essere violata. Andiamo avanti con il nostro telegiornale. Doppio vertice in prefettura, in programma quest'oggi a Teramo in merito alla problematica dei più di 250 lavoratori impegnati nei servizi sanitari e di ristorazione dell'ASP 1 alle prese con i ritardi degli stipendi. Questa mattina c'è stato un primo confronto con le istituzioni, tra cui l'assessore regionale Pietro Quaresimale, che ha risposto al consigliere Dino Pepe ed ha assicurato che i fondi per i lavoratori ci sono. Nel pomeriggio altro vertice con il prefetto Massimo Zanni, allargato anche al commissario straordinario dell'ASP 1 Roberto Canzio e dai sindacati. Vediamo il servizio di Ania Cantagalli. Stiamo affrontando le varie questioni, è una problematica annosa che risale a un po' di anni fa, ci sono delle situazioni debitorie abbastanza rilevanti, pari a 12 milioni di euro per Teramo, altre situazioni debitorie anche delle altre ASP abruzzesi. Come giunta regionale, appena abbiamo visto questa situazione, abbiamo impegnato delle somme, una prima tranche di 3 milioni di cui 1 milione e 4 all'ASP 1, adesso abbiamo impegnato un'altra somma di 7 milioni di cui 3 milioni per Teramo.
Questi 3 milioni hanno degli ostacoli burocratici, però i soldi ci sono, li stiamo cercando di snellire affinché si possa elargire al più presto. Mi dispiace appunto di questa situazione che si sta creando, che sta pregiudicando i lavoratori, che stanno prendendo lo stipendio in ritardo di circa 10 giorni, così mi dice il vertice ASL, e alcuni dipendenti hanno delle mensilità arretrate a partire dal 2019 di circa 3 mensilità. Mi stupisce un po' quanto riferito dal consigliere Pepe, che tra l'altro è stato anche assessore regionale, conosceva bene la problematica. Non mi sembra che lui e la sua giunta abbiano fatto qualcosa per questa problematica, considerando che le tariffe non sono state adeguate dal 2002 e che è la problematica principale, perché l'ASP accumula mensilmente dei debiti. Noi ci stiamo lavorando di concerto con la sanità, però è anche vero che ogni maggiore impegno di spesa da parte della sanità deve passare al tavolo di monitoraggio, perché veniamo da un commissariamento. La cosa è certa, io ci sto lavorando, mi sto impegnando per cercare di tutelare i lavoratori che giustamente devono avere lo stipendio puntualmente. E da Teramo andiamo a Chieti, scaduto l'ultimatum del prefetto Armando Forgione sull'approvazione del bilancio consuntivo del 2021 dell'ente teatino. L'arrivo del commissario, che dovrebbe essere nominato nei prossimi giorni, è stato confermato anche dall'amministrazione comunale. Vediamo. Per il consuntivo si procederà con il commissario. La decisione presa dal prefetto di Chieti Armando Forgione viene confermata per bocca della stessa amministrazione comunale. I ritardi inevitabili sono dettati soprattutto dalla complessa situazione finanziaria dell'ente e di Teate Servizi, oltre alla carenza di organico nei settori. L'individuazione di un commissario ad acta stringerà i tempi e aiuterà a mettere ancora più in trasparenza l'intero quadro economico e finanziario dell'ente. L'amministrazione comunale si è già messa a disposizione, come conferma il vice sindaco Paolo De Cesare. Abbiamo lavorato e stiamo continuando a lavorare alacremente per far sì che questo avvenga prima possibile. Abbiamo inviato ieri alla prefettura una relazione che conteneva anche con allegati tutto il lavoro che abbiamo svolto fin qui. Siamo certi che nei prossimi giorni riusciremo a portare a compimento questo atto, questo provvedimento. Confidiamo nel lavoro della prefettura e assolutamente prendiamo atto della scelta ritenuta, quella di nominare anche un commissario ad acta che sarà di affiancamento o comunque di supporto a questo tipo di attività che già il settore affari finanziari sta portando avanti. Purtroppo, come lei diceva, Teate Servizi, che ha fornito i dati il 30 di giugno per ragioni oggettivamente ostative, cioè quelle di tutta la procedura che è in corso di istanza di fallimento e tutto ciò che ne consegue, è stata impossibilitata a fornirci questi dati prima della suddetta data. Quindi pertanto noi siamo fiduciosi, il lavoro che stiamo facendo lo stiamo svolgendo in maniera celere, stiamo lavorando anche di sabato e domenica e siamo sicuri che a giorni porteremo a compimento questo tipo di atto. Si tratta di un atto dovuto del rendiconto 2021 e ciò che diciamo è stato già svolto nell'anno passato. È un esercizio che, ripeto, viene chiuso con questo atto e ci accingiamo a farlo e, ripeto, sicuramente sarà anche da sprone di supporto il commissario che la prefettura avrà individuato. E ora ci spostiamo a Pineto. Con le modifiche allo strumento urbanistico saranno possibili premi di cubatura per attività economiche e turistiche. L'assise civica ha recepito tutte le richieste avanzate dalle categorie imprenditoriali e già da fine estate saranno operative le nuove regole. In Consiglio Comunale approdano le osservazioni al piano regolatore della città. Sì, siamo quasi alla fase finale di un iter che ha visto, insomma, il Consiglio impegnato con una serie di diciamo, modifiche alle norme tecniche del piano regolatore. Nello specifico siamo andati incontro diciamo, ai titolari di strutture quali capannoni, che avranno la possibilità, soprattutto nelle aree artigianali e industriali, di adibire una parte della loro struttura
chiusura, diciamo, anche a servizi ed attività commerciali. Siamo andati incontro agli operatori turistici perché avranno la possibilità, per chi già non ne ha usufruito, di utilizzare una tantum, diciamo, in termini di cubatura per efficientare la propria struttura. Molti hanno bisogno di ulteriori camere oppure di spazi per attivare nuovi servizi. Così come l'ultimo consiglio comunale è stato importante perché abbiamo portato anche il regolamento che a breve verrà pubblicato per assegnare, diciamo, dei nuovi box che verranno installati tra qualche settimana nei pressi dell'area Druda, che andranno a dare un'altra risposta importante agli operatori della piccola pesca. Finalmente avranno dei luoghi adatti, diciamo, a norma dal punto di vista sanitario per, diciamo, provvedere poi alla vendita del pescato nelle mattine. Quindi, ecco, è stato un consiglio molto significativo. Prossimamente ci torneremo con le osservazioni al piano demaniale e poi andremo via via approvando gli atti ufficiali. E noi andiamo ancora avanti, torniamo a Pescara perché sull'ex autovelox di Via di Sotto i consiglieri comunali e regionali di centrosinistra hanno presentato una interrogazione scritta alla giunta comunale sulla questione riguardante l'omologazione del rilevatore di velocità. Gian Pietro, ci sono delle novità per quanto riguarda l'ex autovelox di Via di Sotto a Pescara e tra l'altro voi proprio nelle ultime ore avete presentato una richiesta scritta al Comune di Pescara, alla Giunta, su questa vicenda. Sì, perché abbiamo chiesto che ci sia una risposta scritta questa volta, non una nota stampa soltanto, perché sappiamo che molte delle multe emesse, circa 22.000 soltanto in Via di Sotto, sono state annullate con sentenze delle giudici di pace in quanto mancava l'omologazione. Ora abbiamo visto che il contratto che il Comune firmato con la ditta che ha noleggiato questa autovelox prevedeva, per espressa richiesta anche del Comune, che il contratto sarebbe stato risolto, quindi annullato, qualora mancasse l'omologazione. Vuol dire che è un tema rilevante e questa omologazione manca ancora oggi nei giudizi che vengono fatti appunto in questi mesi presso i giudici di pace. Allora chiediamo questa volta per iscritto che il Comune liberi la città da questa grande incognita e dica se il mezzo era omologato o non era omologato, anche perché sarebbe molto paradossale se il Comune ritenesse per i propri interessi che l'omologazione è rilevante, mentre chiede ai cittadini di andare in tribunale per dimostrare la stessa cosa. A questo punto crediamo che sia giusto che il Comune per iscritto risponda, che la Giunta risponda per iscritto a questa interrogazione che come gruppi consigliari del centro-sinistra abbiamo tutti insieme appunto presentato e ci dica effettivamente se c'è o non c'è questa omologazione e se non c'è perché non ha risolto il contratto come ha scritto appunto all'articolo 14 del capitolato di gara. Sì, continuiamo a seguire questa vicenda perché sono in realtà degli strascichi, ovvero le cause aperte sia con giudice di pace sia con alcuni in tribunale, perché laddove c'è stata la sentenza in cui il cittadino ha avuto l'annullamento delle sanzioni, il Comune ha inviato in appello un comunicato ai cittadini di convocazione presso il tribunale. Dall'altra parte ci stanno anche persone che ci stanno supportando sulla parte tecnica, tra cui appunto il signor Carlo Spaziani, che ha assistito insieme ad Antonio Blasioli dando anche altri supporti di tipo tecnico per capire un po' questa questione. E sul fatto di omologazione non solo c'è questo aspetto relativo alla contrattualistica, ma c'è anche un aspetto specifico per cui in mezzo autovelox, se approvato, necessita una pattuglia in sito di polizia, se solo omologato sarebbe autorizzato a fare rilevazioni in maniera automatica. Quindi la dimostrazione di questa omologazione chiarirebbe sicuramente tanti altri dubbi di tipo anche tecnico. E ora parliamo di eventi e ci spostiamo a Guardia Grele, che si prepara ad accogliere i turisti nei mesi di luglio, agosto e settembre con tanti eventi e spettacoli nel centro del paese, alle falde della Maiella. Sindaco, che estate sarà quella di Guardia Grele? Anche quest'anno, facendo fronte alle poche risorse che comunque abbiamo, come tutti gli enti locali, abbiamo cercato di mettere a sistema tutte le associazioni che Guardia Grele ha per poter dare un calendario ampio a partire da fine giugno fino a fine agosto, per permettere ai turisti, agli avventori della nostra città di poter avere un ventaglio di tutte quelle che possono essere le attrattive della nostra città. Partiamo con Guardia Grele Opera, con le loro attività che riguardano soprattutto la lirica all'opera, l'ente mostra d'artigianato
Stato con le loro attività, sia che riguardano l'ente mostra per la mostra che verrà fatta nel mese di agosto, ma con tutte le attività collaterali. Quest'anno partiamo anche con una nuova collaborazione, è stata ricostituita la Proloco a Guardia Grele con gli amici, anche se ricostituita da breve, da pochi mesi, si stanno dando da fare insieme alla nostra collaborazione per poter fare quante più attività sul territorio, anche allargandoli fuori dalle mura del centro storico. E un ringraziamento al Presidente del Consiglio regionale d'Abruzzo che per la sua vicinanza, perché anche quest'anno dedicheremo delle serate al connubio Gabriele D'Annunzio, Modesto Della Porta, due poeti vissuti nella stessa epoca che si sono incrociati nella loro attività, e quindi dare anche Guardia Grele il simbolo, diciamo il timbro per la presenza di Gabriele D'Annunzio presso Guardia Grele, che l'ha denominato la terrazza d'Abruzzo, la città di pietra. E quindi grazie anche a questo contributo, questa vicinanza con la presenza del Consiglio regionale, Guardia Grele ricorderà il grande Vate. Sindaco, dopo oltre 2 anni di pandemia, Guardia Grele punta al tutto esaurito nel mese di agosto soprattutto. Ah, devo dire che anche l'anno scorso con le nostre attività, che le abbiamo dislocate addirittura in quasi 3 mesi, abbiamo avuto una grande affluenza. Quest'anno pensiamo ancora a qualcosa in più, perché nella nostra città, io ho lanciato lo slogan l'anno scorso, o meglio una battuta, visto che d'estate chi sta al mare sulla spiaggia deve soffrire per la calura, può benissimo venire a Guardia Grele a rinfrescarsi, a sentire della buona musica, a mangiare del buon cibo e a vivere una serata diversa dal solito. E siamo alla pagina dello sport, che apriamo con il calcio per parlare di Serie C, di calciomercato del Pescara, molto attivo in queste ultime ore. Abdul Gebre è l'ultimo obiettivo in ordine di tempo in casa biancazzurra. Il giocatore ha vissuto a Monopoli con Colombo, attuale allenatore del Pescara, una grande stagione, e il Delfino gli avrebbe proposto 2 anni di contratto. Altra pista calda, quella che porta Pasquale Maiorino del Francavilla Fontana in dirittura d'arrivo, l'affare con il Sassuolo per il terzino Saccani. Ci dice tutto nel servizio Jacopo Forcella. Maiorino e Gebre per centrocampo e zona avanzata del reparto d'attacco. Sono queste le mosse al vaglio del Pescara e del direttore sportivo Daniele Dellicarri dopo le operazioni, che sono praticamente in chiusura, di Lescano, Saccani e Della Latta. Questa mattina sul fronte aperto col Padova è arrivata l'ufficializzazione del passaggio di Michael De Marchi ai biancoscudati, ma il Delfino 2.0 targato Colombo vuole ripartire avendo delle certezze che arrivino da elementi che il neo allenatore conosce bene. Gebre, classe 1997, un esterno mancino di centrocampo. Dopo Milani dunque, ufficiale da ieri, la corsia mancina sembra quella che potrebbe subire un restyling completo, anche considerando che Rasi è sul mercato. Per il giocatore 24enne del Burkina Faso invece pare sia pronto un contratto di 2 anni per convincerlo ad accettare la proposta del suo ex tecnico, che nell'ultima stagione lo ha avuto a Monopoli. In Puglia Gebre ha passato le ultime 2 stagioni, in quella 2020-2021 meno presenze, 28, ma con 2 reti, più continue in questa annata andata agli archivi, ma senza reti all'attivo, in un torneo che però per i biancoverdi è stato davvero molto positivo. In attacco invece altra conoscenza di Colombo, ovvero Pasquale Maiorino, che il tecnico ha conosciuto nella breve parentesi alla Virtus Francavilla. L'interessamento c'è, come, anche se per il 33enne c'è grande concorrenza, i biancazzurri, che propongono un contratto di 1 anno, devono cercare la quadra in una strada che è comunque in salita. Possibile che entro questa settimana, già magari a partire da domani, se ne saprà di più. Nel frattempo il Pescara lavora anche su altri profili, in dirittura d'arrivo la trattativa che porta Matteo Saccani, l'anno passato alla Vispesa, Roma di proprietà del Sassuolo, che lo manderebbe a titolo temporaneo in Abruzzo per continuare il suo percorso di crescita. La formula sarebbe quella del prestito per 1 anno senza diritti o obblighi di riscatto. Insieme a Lescano la prima linea potrebbe invece arricchirsi anche di Luigi Cuppone, l'attaccante di proprietà della Cittadella. A gennaio si era trasferito a Potenza dopo il lungo corteggiamento da parte del Teramo e del suo ex allenatore Federico Guidi, che lo aveva avuto alla Casertana e lo avrebbe riabbracciato molto volentieri in biancorosso. Cuppone invece a gennaio si è trasferito a Potenza e ha regalato ai lucani una seconda parte di stagione davvero di grande livello. Ora tornato alla base e nuovamente pronto, pare, per sposare un progetto importante in Lega Pro con i colori bianco-azzurri addosso. Quasi completato invece lo scambio con l'Entella. Lescano arriva a Pescara, Clemenza va in Liguria, mentre Simone Pontisso è stato ufficializzato dal Catanzaro.
Parliamo ancora di calcio, oggi per il Teramo, il giorno della presentazione del ricorso contro l'esclusione dal campionato di Serie C decretato dalla Covisoc venerdì sera. La domanda manchevole dell'allegato relativo dell'indice di liquidità non solo non ha trovato accoglimento da parte dell'organo di vigilanza delle società che l'ha rigettata insieme a quella del Campobasso. Speranze ridotte al lumicino per il diavolo di mantenere la categoria dopodomani. Peraltro il Consiglio federale si pronuncerà in maniera definitiva sugli organici dei prossimi campionati. A quel punto dovesse essere confermata l'esclusione per il Teramo. Ci sarebbe la strada del collegio di garanzia del CONI e successivamente anche della giustizia amministrativa. Domani invece dal giudice potrebbe arrivare il parere sull'istanza presentata nelle scorse settimane da Davide Ciaccia. La richiesta, come noto, è quella di liberare il Teramo dal procedimento delle misure di prevenzione che ha portato mesi fa a diversi sequestri a società del gruppo. Diavolo che, anche con l'ausilio del lavoro del sindaco Gianguido D'Alberto, sta lavorando anche ad un piano B che prevederebbe l'ammissione in sovrannumero della società biancorossa al prossimo campionato nazionale di Serie D. E noi lasciamo il calcio. Maria Casciotti della Cesena Triathlon e il pugliese della O3 Triathlon Team Michele Insalata hanno conquistato la sesta edizione del Triathlon dei Sanniti ad Alfedena. Circa 170 gli iscritti, grande caldo, ma anche la bellezza incantata dei luoghi di montagna dove si è svolto questo ormai tradizionale triathlon olimpico. Vediamo. Hanno vinto Insalata tra gli uomini, Casciotti tra le donne, cioè gli stessi vincitori della passata edizione, ma qualche sorpresa stava per capitare, no? Tra gli uomini questo ragazzino che è uscito dall'acqua veloce, Daniel De Benedetto, tra le donne la foratura della Casciotti. Sì, diciamo che la sorpresa maggiore, Maria Casciotti, diciamo che se l'è giocata da sola, la manifestazione ormai è sua, la gestisce, la sa correre benissimo, per cui nonostante il problema della foratura non ha avuto nessun problema a vincere la gara e a portare a casa il risultato. Diciamo che invece la sorpresa del Benetti tra i maschietti, per gli addetti ai lavori, è un ragazzo molto molto forte anche nel nuoto, nonostante ha fatto un percorso non proprio lineare, per cui ha allungato parecchio la traiettoria del nuoto, è andato bene anche in bicicletta e forse questa è la sorpresa maggiore. Poi l'esperienza delle persone come Michele Insalata hanno avuto la meglio, però è un ragazzo giovane che crescerà tantissimo. E glielo auguriamo, perché i giovani che vanno forte ci piacciono. Allora, che noi abbiamo messo una postilla che sono solo i posti belli, anzi bellissimi, perché riteniamo che ci sono parecchi posti in Abruzzo da valorizzare. Questo è uno di quelli, sicuramente uno molto molto bello. Gli attesi sono rimasti molto soddisfatti e molto colpiti dalla bellezza del lago della montagna spaccata di Alfedena. Non erano tantissimi atleti, nel senso che forse ce ne aspettavamo qualcuno in più. Abbiamo avuto circa 170-180 partecipanti e la gara è andata bene, il caldo molto molto caldo, gli atleti l'hanno sofferto un pochino, poi abbiamo cercato di dargli una mano mettendo delle docce lungo il percorso bici, c'erano tre giri per cui sono passati tre volte e abbiamo messo degli spugnaggi, dei parecchi ristori. Comunque la gara è piaciuta, gli atleti sono soddisfatti e di conseguenza lo siamo anche noi. E chiudiamo con la pallavolo maschile, gran colpo per la Sieco Service in Pavida Ortona che per la stagione sportiva 2022-2023 si è assicurata le prestazioni di un autentico mostro sacro della pallavolo mondiale, Lionel Marshall, figlio d'arte. Sia lui che il papà Lionel Senior sono infatti considerati delle vere e proprie icone della pallavolo cubana. Classe 79 per 196 cm d'altezza, Marshall ha alle spalle grande esperienza accumulata nella sua lunga e prolifica carriera sportiva. Nato a L'Avana, Lionel Marshall Jr. con la sua partecipazione ai Giochi Olimpici del 2000 ha fatto parlare di sé per essere stato a 20 anni il componente più giovane della nazionale cubana di pallavolo. Dopo i primi anni a Cuba, Marshall nel 1998 è approdato in Italia nella formazione del Livorno in Serie A2, poi le esperienze in Serie A1 a Piacenza, poi in Turchia, in Cina, il ritorno a Piacenza dal 2016 al 2018, prima di altre esperienze internazionali e l'arrivo proprio ad Ortona. Marshall vanta titoli vinti a livello di squadra e personali.
E siamo così giunti al termine della prima edizione del TG6. E vi ricordo le altre edizioni alle 19 e alle 23. Grazie per averci seguito. Dalla nostra redazione l'augurio di un buon proseguimento di giornata.